Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo a Magny-Cours, Francia, siamo terzi nella classifica piloti e costruttori del Mondiale 1999, veramente incredibile. Siamo sesti in griglia e con un gioco così difficile, con i problemi di lag, con fraps e con tutto, veramente mi sono soddisfatto di queste prestazioni comendiane. Ricordo che anch'io ho i danni, quindi anch'io posso ritirarmi. E ciao Fiori, andiamo, Gran Premio di Francia che manca troppo, la Formula 1 per tutti sti cazzo di Gran Premi asiatici. Ritiro subito per Frentzen, ritiro per il piccolo Heinz Harald. È piccolo Heinz Harald. Vai Comendone, spinge cannone. E subito il Comendone si inserisce al quarto posto. Ricordo che durante il campionato non possiamo cambiare difficoltà e cose, quindi ci sono i progressi comendiani. I progressi comendiani. Perché se facciamo una bella stagione, se concludiamo terzi, ragazzi, posso ambire anche a una grande scuderia, eh? Vai, 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 come, spingi a cannone, come. Devi dominare, Comendone. No, errore veneziano, errore del Kume. Ragazzi, questo gioco è veramente duro. Questo gioco è veramente duro. Basta un attimo e sei fuori. Mi supera Rubinho, mio compagno di squadra. Il Kume si inserisce all'interno. Mamma mia. Subito lotta vera. Lotta vera con Rubinho. Lotta vera con Rubinho. Mamma mia. Ogni tanto questo lag rompe le balle. Meno male che non si vede tanto. Dopo in registrazione. E quando insomma vado a caricare il video. Però veramente le dura. Le veramente dura. Se i giochi qua non sono supportati per essere registrati. C'è poco da fare. Ah, Veneziano sbaglia. Brutto errore di Veneziano che butta fuori anche il suo compagno di squadra. Siamo settimi. Magny-Cours non corro a Magny-Cours da anni, si vede. Peccato perché ho fatto una bella qualifica. Veneziano ci prova. Siamo tornati in zona punti, ma abbiamo perso due posizioni. Deve spingere molto bene il Kume se vuole recuperare e arrivare almeno quarto. Abbiamo Ralf Schumacher e Rubens Barrichello, una Williams e una Stewart davanti. Dai ragazzi, proviamoci. C'è Bagar davanti, sta recuperando. Dai che stiamo recuperando bene. Lo so, porco, lo so. Attenzione, errore. Errore di Ralf Schumacher, ne posso approfittare. Errore di Ralf. Questa è una curva più difficile di. Mamma mia, presa benissimo e superiamo Ralf. Grande Kume che supera Ralf. Siamo tornati quinti, chiaramente i primi se ne sono andati, le Ferrari, le McLaren. Sono veramente, veramente toste, eh. Sarebbe bello tenere il terzo posto nel mondiale, sarebbe veramente una cosa buona e giusta. Attenzione a qualcuno sbaglia. Oddio, mi sono dimenticato il carburante, ragazzi. Me ne sono accorto adesso. Anche per quello allora vado così veloce. Ah, però ho sbagliato tutto. Non sarà impossibile fare una sosta solo. Cazzo. Qua il Kume veramente ha toppato. Peccato. Il massimo è così. Ok. Non ce la faccio. Ho proprio dimenticato di selezionarlo. Incredibile.
Ma che però sono veloce, si vede, sono veloce, si vede, togliendo le prime, che le Ferrari e le McLaren sono quasi irraggiungibili. Sono più veloce di tutte le altre macchine. Però vedo strategia aggressiva anche della McLaren, però, eh. Questo può essere positivo. Questo è un gran sorpasso. Super sorpasso. Attenzione, ci sono danni, qualcuno è andato a sbattere, ragazzi, eh. Siamo terzi, Häkkinen nei box. È successo qualcosa davanti. Devo andare ai box, 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 box. Sosto nei box. Molto bene. Sosta i box per Veneziano. Dai, Kume, dai. Relax, Kume, relax. Possiamo fare una bella sosta, cercare. Mamma mia, che rischio. La sto spingendo al massimo. Sono tutti pronti ai box. Occhio, come piano, piano, piano. Ok. Siamo ai box. Dai, ragazzi, veloci. Veloci, veloci, veloci. Vediamo come usciamo. Ragazzi, Ragazzi, seconda sosta. Tutti hanno fatto almeno due soste, quindi la strategia alla fine è riuscita lo stesso, anche se non l'ho fatta. Però avevo fatto tanti sbavature, non sono riuscito a guidare come in qualifica, purtroppo. Quindi sarà veramente impossibile arrivare in zona punti. La vedo molto dura. Siamo settimi. Ottavo posto. Ottavo posto, ragazzi. Alla fine strategia casuale, ma neanche negativa, però ho sbagliato tanto io purtroppo. Comunque nel senso niente ragazzi, nessun ritiro, niente di niente, gara molto piatta è qui a Nevers, a Magny-Cours di Nevers, per il Gran Premio di Francia, lo ricordo Andrea De Anna, amici grande Andreone. Adesso tocca a noi questi ultimi giri di tentare di recuperare due posizioni, speriamo, Beppe, speriamo. Vola come vola. Se guidiamo perfettamente possiamo farcela, devo guidare perfettamente, sperare in qualche ritiro davanti, ma. Finora nessun colpo di scena, nessun highlight. Speriamo di avere tutti i colpi di scena alla fine. Comunque tutti e due soste hanno fatto, eh. Tutti su due soste. Ho recuperato 2 secondi a Jarno in un giro, eh. Dai che Trulli ha paura, dai che Trulli, Albero Bello ha paura. Bisogna capire quanti secondi abbiamo dal sesto, però. Beh, là, è abbastanza vicino. Se non è un doppiata, è abbastanza vicino. Veneziano è a caccia, vuole punti irridati. Mamma, che rischio. Tanto Coulthard sempre in testa, David Coulthard. Schumi secondo, Häkkinen terzo.
I primi tre sono in una fuga devastante. Poi c'è Barrichello, che sta portando buoni punti per la Stewart e va benissimo. Quinto Ralf Schumacher, non super lontano. Veneziano a caccia. Veneziano a caccia. Dai, ce la possiamo fare. Trulli ha paura, ragazzi. Trulli ha paura. Quanto abbiamo recuperato? Quanto abbiamo recuperato? Dai, dobbiamo superare Trulli e poi cercare di prendere anche Damon Hill, che mi sembra sia il sesto. Staccatona della vita, staccatona. Bravo, Kume. 3 secondi da Hill, possiamo superare anche Hill. Ma dobbiamo guidare come adesso, cioè perfettamente. Prima parte di gara un po' noiosa, adesso stiamo un po' recuperando, peccato perché eravamo quarti. Però anche un punto va bene, l'importante è muovere la classifica. Vai ragazzi, vai. Quanto spinge Veneziano? Quanto spinge Veneziano? Iarnone. Possiamo superare anche Hill. Ce la possiamo fare, dai Beppe. Dai Beppe Kume. Un solo grido, un solo allarme. Damon Hill in fiamme, Damon Hill in fiamme. Un secondo e sei di vantaggio di Damon Hill. Abbiamo ancora 3 giri a disposizione. Anzi, due ormai, fa tra poco due. Un secondo e uno. Stiamo recuperando tanto, eh. Stiamo recuperando tanto. Dai che lo possiamo superare la Jordan. Dai, Veneziano, dai, vogliamo il super sorpasso. Pago una prima parte di gara proprio svogliata. Scorciatoia, scorciatoia. E se c'è la sfida con Damon Hill. Mamma che lotta con Damon. Super lotta con Damon. 2 laps remaining in un inglese puro. Questa deve essere la curva della vita. Grandissimo sorpasso. Adesso però purtroppo è finita la rimonta. Ralf Schumacher è a quasi 9 secondi. Purtroppo abbiamo le Minardi davanti, abbiamo Genè probabilmente. Ma va bene anche arrivare sesti per come si era messa la gara. Fammi passare, Genè, fammi passare. Vada, vada, vada il coglione. Lo so. E nessun ritiro oggi, veramente una sfiga clamorosa. Questo Gran Premio di Magny-Cours che però mi sta regalando comunque un punticino iridato per il momento. Come primo anno va più che bene comunque. Sono molto soddisfatto.
di questo 1999. Va a vincere Coulthard, il secondo Schumi. Buon terzo posto di Mika Häkkinen. Ha recuperato qualcosina, dai, buono. Anche in una gara dove non sono favorito. Ho fatto comunque il mio, dai. C'era del potenziale, c'era del potenziale. Finisce qua ragazzi, sesto posto, un punticino iridato. Dopo un fantastico Gran Premio di Francia, diamo l'unico ritiro è finale. Frenzen, ah, Olivier Panis, l'incidente probabilmente con me che è nei high box. Va bene, andiamo a vedere la classifica. Siamo quarti, Schumi ci ha superato, 50 Häkkinen, 30 Coulthard, 23 Schumacher. Le McLaren stanno volando, eh. Costruttori invece sempre secondi. Cazzo, sarebbe bello tenere la Ferrari dietro. Buono raga, un saluto, come veneziano. Ciao.